forse per domani. Secondo avversario, 1994, opera che anticipa il commiato di Proclama sul fascino del 1996. Dario Bellezza seduce il lettore grazie all'introspezione finissima della psicologia del poeta ormai disilluso, aderente al dramma della vita. Nella poesia qui scelta, Roma, 1989, svela un'anima romantica e stravagante, pur conservando una malinconia inestirpabile. In questo breve componimento si segue un percorso che si sviluppa interiormente, serpeggiando come la figura di uno strano animale domestico al centro dell'ennesimo triangolo amoroso, composto dal poeta, dal ragazzo o eterno amante e dal terzo incomodo, la matrigna morte. Chi vive in compagnia dei gatti, come ha usato fare Bellezza per gran parte della sua vita, non potrà che provare riconoscenza nei confronti di uno scrittore che omaggia felinamente e dunque in maniera conturbante e ambigua la sua condizione in tutta la sua spietata evidenza. Un vero e proprio atto d'amore nei confronti della vita e di una romantica resistenza alla morte. Orrenda cammella, donnaccia invidiosa, isterica, nascosta dietro la porta, sempre pronta a sputarti in faccia e fulcro di una paura costante che contraddistingue tutta l'opera bellezziana. Al centro della scena sembra prevalere un senso dell'esserci che va scemando in una contesa altisonante che include, come dicevo, una snervante resistenza al male e una dolcissima, rassegnata voglia di lasciarsi andare, come zattera alla deriva su un mare grigio piombo che allontana il naufrago dai fasti del passato, dissolti alle spalle che concentrano l'attenzione morbosa del poeta. Sui peccati commessi e non commessi, troppo peccato, di peccati non miei, attribuiti a posteri, mancati inganni, si riversa la fantasia vendicatrice dell'autore, pazzo di una gelosia, nutrita a forza di frustrati effetti e di un'intimità, di un'intima femminilità oscurata dal male che avanza, un maniacale amore dell'uomo per l'uomo. Lo stesso per certi versi di De Pisis, di Pasolini, di Sergio Corazzini, di Sandro Penna, ma propensa a un maledettismo più moderno, tipico di Rimbaud, un amore seducente, animale di se stesso, preda di violente sere. Bellezza non riesce più ad ottenere la custodia di se stesso e si sfoga come nell'incipit di un romanzo che anticipatamente saprà incompiuto. È avventizio il mio essere reale, sleale, insistere su chi sono io. È l'inizio di una missiva commovente, da inviare nell'aldilà, magari all'amica limite di sempre, Elsa Morante o ad Amelia Rosselli, con l'aiuto di un complice che non vede l'ora, come un sadico traditore, di potersi liberare del suo mandante ammalato, sfinito. In questo frangente, l'oscuro messaggero, l'orbo Mercurio, è la morte, suo mandante. Sono per forza di cose sodali l'un con l'altra e si spartiscono, mentre il poeta soffre nell'antica arena infermieristica, i resti della monca poesia che sarà di saluto e di sentimenti diametralmente opposti. La voglia di partire, tremendamente irreale, e la voglia di restare. Oh, vorrei rinascere, ritornare indietro, ma non posso. Altrettanto acerrima, ma assolutamente reale. Ma la vita rivale del poeta non è un'altra persona umana, ma la sua stessa ombra. Lo si capisce dallo strumento di tortura che esso usa a modo di sentimento, nutrire una speranza che non spetta a nessuno. Di Lazzaro il mondo ne ha avuto uno solo. Bellezza spera almeno di riassaporare il profumo dei suoi stessi sogni andati, sotto l'effetto di una luce teatralizzata, ma realistica per effetto sintomatico, utilizzando di rimando la dolce citazione bucolica del maestro Sandro Penna: forse verrà domani ad un prato verde e non sarò più solo. Quella di Dario Bellezza è una speranza piena, ombrosa, come se le parole, pur incarnate in un sole eterno, fossero intrise di ombra aliena, di gotico torpore, di distacco, di desiderio inappagabile.
Ovvero, accettare la sconfitta non vuol dire uscire sconfitto, ma ricongiungersi con qualcosa che fa parte di te, distaccato alla nascita. E così avviene, o almeno sembra, nelle battute finali, dove si concretizza un epitaffio profondamente cristiano. Perdono, chiedo, a chi non amare. Con queste parole, bellezza insinua nell'animo del lettore un dubbio, che dietro il suo ateismo si sia sempre nascosto, come in Pasolini, un profilo di rassegnato senza di colpa, tipicamente cristiano, anzi cattolico. Il poeta fuga da solo il proprio odio e lo sublima solo in punto di morte. È dunque una completa sottomissione quella di bellezza, un sincero saluto prima di sparire per sempre. Roma 1989 è una poesia emblematica, essendo testimone di una dolce e amara macchinazione a danno di un'attesa mortificante, quale può essere quella di un uomo che sa di dover morire. La speranza, appunto, sarà sgominata, parola dopo parola, da calorose dimostrazioni di affetti ambigui, e il poeta, per la prima volta, sembra stupirsi persino di se stesso, come in un sogno allucinante, nel sapersi convivente con il male oscuro, con lo sciancato ospite, da anni, forse da sempre, ma il guardarlo in faccia, dritto negli occhi, che luccica un'animale attrazione. Splendida dunque appare l'unicità di questa convivenza, questo organo commosso che fa tremare il pelo diramato sull'inguine, più forte di un orgasmo perpetuato all'infinito. In questi pochi versi, bellezza realizza pienamente la sovrapposizione tra l'immagine che gli altri hanno di lui e quella che lui ha di se stesso. E le due immagini si fondono nell'oggetto della sua stessa ossessione, un'ossessione giovanilistica, totalizzante, ermetica, racchiusa nel mistero domestico della solitudine, dell'abbandono, della lontananza degli amici. Non è la classica transizione declinante verso la vecchiaia, perché bellezza nel 1989, anno in cui scrive questa poesia e apprende della sua sieropositività, ha solo 45 anni. Bensì direi una transizione inversa, da una ricchezza insita nell'animo a una giovinezza impossibile, idealistica e perciò intoccabile, unico vero paradiso. Anche in questo procedimento simbolico, quale trascorre l'inverso del tempo, si intravede un inebriante matrimonio tra autore e lettore, una simbiosi implorata, quasi in ginocchio, perpetuata dall'autore che sembra destreggiarsi come un foglio ubriaco, nel buio di una notte che sembra non voler finire, piena di occhi indiscreti, venati di sangue, occhi del malaugurio. Dario Bellezza è stato splendido narratore dell'anima dei suoi personaggi. Basta rileggere il camaleontico romanzo Turbamento del 1984 per accorgersene. Testo in cui l'ideale vendetta del poeta nei confronti del destino si consuma con una tenera e inquietante invettiva contro quei tutti dimentichi dell'unica verità insindacabile, quella dell'amore. E lo fa decantando maledizioni, sviscerando una miriade di sentimenti mal repressi, scandagliando false virtù e miserie dell'animo corrotto, presente ormai in ognuno di noi. Ecco perché la chiave per capire la poesia di Dario Bellezza sta tutto nel lasciarsi catturare dalla sua ossessione amplificata, senza volerne svelare il mistero, ponendo l'attenzione su un pessimismo tremendamente umano, bestiale quanto basta, a cui non si chiede mai perdono.